Ecuador, vulcano Simborazo, il punto più distante dal centro della Terra. Con i suoi 6.300 metri di altitudine, considerata la posizione equatoriale, supera di oltre 2 km la distanza dell'Everest dal cuore del globo. Ecuador Extreme Running, Maximum Quota, la sfida di Paolo Venturini. Un'ascensione dal livello del mare alla vetta del vulcano, una corsa oltre il limite dell'estremo. La spedizione di Paolo parte da Predazzo, in Val di Fiemme, dove viene pianificato un test di allenamento per riprodurre l'impresa sudamericana. Questo test è finalizzato ad un'impresa ovviamente più importante e più difficile, che è prevista tra un mese e mezzo in Ecuador, dove tenterò di correre dalla quota del livello del mare, quindi 0 metri sul livello del mare, fino a 6.300 metri sulla cima del vulcano Simborazo. Il tutto senza acclimatazione alla quota, senza uso di medicinali contro il mal di montagna e senza uso di ossigeno artificiale. Quindi domani sarà un piccolo condensato, ovviamente ridotto, una quarantina di chilometri dove correrò, arrampicherò una parte di sentiero e poi testerò i materiali per il ghiaccio e quindi la scalata al ghiacciaio della Marmolada. Moena, Val di Fassa, è l'alba. E Paolo è pronto a partire per il test in cui verranno monitorate le sue reazioni fisiche, sia muscolari che mentali, da parte di un team di medici dell'Università di Padova. Gli esperti di medicina sportiva saranno anche parte dello staff che accompagnerà l'impresa Ecuador Extreme Running. Lungo il percorso il team di medici proverà a testarmi e quindi verranno eseguiti dei monitoraggi, battito cardiaco, pressione sanguigna e prova anche alcune prove respiratorie, proprio per vedere le reazioni all'inizio quantomeno di rarefazione dell'aria, visto che comunque si arriverà a una quota abbastanza discreta. E affiancato a questo tutta una serie di test invece legati alla psiche e quindi concentrazione, capacità di gestione dello stress e appunto vedere un attimino in condizioni di fatica come la mia mente reagirà. Oltre 40 km e 2.200 metri di dislivello separano Paolo da Punta Penia, la vetta della Marmolada, a 3.300 metri di altitudine. Un'occasione per ottenere informazioni sui materiali necessari per l'impresa, dall'abbigliamento per il semplice trail running a basse temperature, alle attrezzature alpinistiche per i tratti su ghiaccio, ma soprattutto un'ascensione in cui Paolo dovrà mettersi alla prova negli sforzi fisici, in condizioni climatiche e ambientali estreme. Paolo su questo test di allenamento deve lavorare un pochino sulla diciamo, andatura di corsa in altura, ma soprattutto lavorare sulla capacità alpinistica, che forse è meno congeniale alle sue abitudini di sportivo, e quindi avere delle informazioni proprio fisiche sulla capacità di ascesa a ghiacciaio. Sei, 8, 4. Ok, 1, 9, 5. 1, 9, 5. 6, 5, 1, 3. 6, 5, 1, 3. Per le grandi avventure non è sufficiente la preparazione fisica. Senza la giusta motivazione, concentrazione e lucidità non si può raggiungere l'obiettivo. A seguire Paolo anche la psicologa Anna Cantagallo, che monitora la preparazione mentale attraverso test cognitivi. Io seguo con il mio team Paolo per quanto riguarda le funzioni cognitive e le funzioni emozionali. A livello di funzioni cognitive faremo delle valutazioni prima della partenza e all'arrivo, ma anche durante l'ascensione, sull'attenzione, sulla working memory, sia di tipo verbale che di tipo visuospaziale, e sulle abilità
di gestione delle emozioni da parte di Paolo, e quindi vedremo, osserveremo sia gli aspetti emozionali di aggressività, agitazione, irritabilità, che osserveremo anche i momenti di sconforto, di delusione e di riduzione magari dell'entusiasmo e dell'iniziativa. Adesso sono 24 km abbondanti, finisce la parte, diciamo, di corsa, anche se l'ultimo pezzo è stato un corricchiare, e assieme alla guida alpina Riccardo incominceremo il sentiero, quello, diciamo, leggermente più impegnativo. Si camminerà in mezzo al bosco per arrivare poi a Pian dei Fiacconi, dove ci sarà la seconda parte di questo test, ovvero quella prettamente alpinistica. Il percorso si addentra tra i sentieri. La pendenza e l'appoggio critico del piede evidenziano lo sforzo muscolare di allungamento alla zona posteriore della gamba. Il sostegno di una guida alpina per orientarsi e per gestire la parte alpinistica è fondamentale. Adesso ci stiamo avvicinando al ghiacciaio, proseguiremo altri 15-20 minuti a piedi per poi imbragarci, metterci i ramponi e legarci in cordata, e da qua poi partiremo verso la cima, punta Penia 3342, godendo ulteriormente della splendida giornata e del panorama maestoso che noi abbiamo qua sulle Dolomiti. Oggi la grande emozione per me è data da questo panorama, da queste cime, da questi colori veramente emozionanti, e in questo posto dove si mescola natura e storia, perché ricordiamo che la prima scalata della Marmolada si compieva proprio 150 anni fa, ma da 150 anni fa ad oggi c'è stato qui il più aspro combattimento al mondo, la prima guerra mondiale, e percorrere questi sentieri e pensare che centinaia, migliaia di soldati hanno perso la vita, hanno faticato, hanno scavato, hanno veramente modificato questo ambiente per una guerra, fa venire i brividi. Ossigeno, pressione, respirazione sono solo alcuni dei fattori che entrano in gioco in maniera determinante nelle ascensioni. Tra gli esperti chiamati a studiare e controllare la situazione di Paolo, anche il medico iperbarico Gianmarco Oppo. Il mio ruolo in questa spedizione sarà quello di seguire Paolo dal punto di vista pneumologico attraverso l'effettuazione di esami specialistici, quali la spirometria. E avremo la possibilità in Ecuador, durante la spedizione di novembre, di utilizzare uno spirometro di nuova generazione che funziona ad ultrasuoni e di confrontarlo con uno spirometro di vecchio tipo a turbina. Per cui sarà la prima volta che i due apparecchi verranno testati in simultanea, proprio per verificare se questa la variazione di pressione può incidere in effetti sulla funzionalità dell'apparecchio. Secondo me lo sforzo di oggi, ecco, paragonato a quello che poi Paolo dovrà affrontare in Ecuador, è intorno al 25-30%, perché adesso è vero che qui siamo a 2006 e lui arriva a 3000 e passa metri, però in Ecuador calcoliamo che si arriverà a 6000 metri, sicché le problematiche insorgono proprio nell'altitudine, sicché, diciamo, dai 3000 in su i problemi sono nettamente superiori a quelli che possiamo avere adesso. Marmolada. La
tabella di marcia è stata rispettata. Dopo 7 ore e 29 minuti, Paolo ha raggiunto la vetta della marmolada e tutti i test hanno mostrato risultati positivi. Missione compiuta. Bellissima esperienza, impegnativa sicuramente, quasi 9 ore di ascensione, compresa anche poi il rientro qui alla Seggiovia. Particolari problematiche? Direi di no, quindi forma testata bene, respirazione ottima. Ovviamente ci sono dei gruppi muscolari che vengono impegnati di più, specialmente nella camminata con i ramponi. L'appuntamento è tra poche settimane per la vera impresa. La prima mondiale della scalata al Simboraso con i suoi 6.300 metri di altitudine. Ecuador Extreme Running, alla ricerca del limite.